Buongiorno a tutti ragazzi, siamo ancora noi di YouTube Boys, rieccoci qui sul nostro canale su Dark Souls 3. Siamo nel castello di Lothric proprio adesso ragazzi. Nell'ultimo episodio abbiamo esplorato intorno, c'erano questi draghi qua fastidiosi che non ho ancora capito se sono lì, sono vivi, morti, sono venuti, non so, perché li abbiamo tra virgolette uccisi con... Aia, mannaggia! Non me l'aspettavo ragazzi. Stavo dicendo, andiamoci adesso infame qua che ci lancia le bombe. Ecco ragazzi, mi sono perso. Ah, non so se quei draghi lì sono svenuti o cosa, perché sono rimasti ancora lì. Ed è strano perché di solito i nemici scompaiono, non rimangono lì a caso. Intanto stiamo lontano da quelle botti che penso esplodano più o meno tutte. Ok, quello lì che sale, dove cacchio vuoi andare, eh? Venite giù. Taggo io, va bene. Salve. Salve, bravo, bravo. Salve. È una di quelle melmine lì, tipo Gundyr e compagnia, eh. Ok. Controlliamo un attimo se c'è qualcosa in giro. E poi direi di uccidere quel robino lì. Magari è quello che ha a che fare con il drago. Boh, non si sa. Oh, qua c'è anche una scaletta. Vediamo dove porta. Sì. Oh, un oggetto. Scaglia di titanite. Ottimo, ragazzi. Ottimo la scaglia. Boh, proviamo a matare quel robo lì. Ah, questo... Ok, non c'è niente qua giù. Speriamo non siano scesi. Ah, ecco, sì, infatti. Come no? Morto. Salve! Aia! Oh! Mamma mia! Oh! Ma come maledizione! Pazzesco, ragazzi! Mi ha ucciso in 2 secondi. Vabbè, va. Tagliamo e torniamo qui. Tac. Morto, ragazzi. Morto, morto, morto. Alla fine era una cavolata, bastava usare l'arco. Pezzo, aia, braccio, frammento, tutto quanto. Ed è scomparso pure il drago. Quindi presumo che anche l'altro abbia a che fare con queste melme. Andiamo subito a trovarlo, a trovare l'altra melmina. Intanto, ok, lì ci sono dei tizi che mi sparano bombe a ripetizione. Guardalo lì, subito. Mannaggia a te, oh. Ah, c'è un altro di giù, eh. Olè, la evita così. E ci lascia. Ottimo, ce n'è qualcun altro? Direi di no, sembrerebbe di no. Grazie, uno dei miei messaggi è stato votato. Salve, no, questo qua con la candela. Poteva essere la mia fine perché avrebbe risvegliato praticamente tutti. Mamma mia, che spavento. Aia, oh, calmi. Calmi, guarda te quanti attacchi fa questo tizio. Oh. Fammi bere. E va, vattene via, va. Salve anche lei, è tornato qui, eh. Però almeno non mi ha attaccato. Caspita ragazzi, era incredibile. Ho fatto bang, 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 bang. Mi stava per uccidere pure. Questo che prega, se ne vada. Questo... No, 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 il Mimic, mannaggia. Mannaggia il Mimic. Mannaggia il Mimic. Che sputa. Beh. Con calma, ragazzi. Poi con che verso. Dai. Tac, tac. Oh, mi ha fatto la presa. Sei morto. Pazzesco, ragazzi, oh. È la sfilata dei nemici incredibili. E ci lascia Mimic finalmente. Scaglia di titanite. Va benissimo ragazzi. Stai attento. Oggettino. Qua non sembra esserci qualcosa. Grande anima. Lì c'è un gran cavalier. Shotgun.
Shortcut. Yes, ragazzi, ottimo. Ottimissimo lo shortcut, mi serviva proprio. Proviamo a uccidere il cavaliere con l'arco, proprio da ridicoli. Stai fermo però, eh. Addirittura si baffa, zio Perez. Vabbè, se viene qua giù magari gli faccio attacco in salto. Adesso, più o meno, sì, gli ha fatto non tanto danno però, eh. Con calma, ragazzi, anche se ci trapassa lo scudo. Dio, ehi, mamma mia, che danni, idioti. Mamma i danni. Oh, attenzione, no, ho baffato pure. Basta baffarti. Aia, non morire qua, non morire qua. Non moriamo, ragazzi. Madonna, che pelo che ci ha fatto. Dai, morto finalmente, zio Perez. Per un frammento grande tutto sto casino. E tu chi sei? Nessuno. Oh! Ah, questo si baffa ancora. Sarà la 380esima volta che si è baffato sto tizio. Ok, da lì veniamo noi. Vediamo se c'è qualcosina qui. E un altro cavaliere. Cavaliero! Ciao cavaliero! Mamma mia, ragazzi, odio quelli con lo scudo a torre perché certe volte parano qualsiasi danno a caso completamente. Guarda, guarda te. Oh! Vabbè, continua così. Non so che dirti. Continua questo scudo infame. Oh, finalmente, backstab. Tac, tac. Oh, e ci lascia. Ottimo, ottimo direi, ragazzi. Frammento grande. Di qua c'è qualcun altro? Sono finiti. Oggettino. Dimmi che è qualcosa di buono. Brucia! Brucia tutto, ragazzi. La solita brush che ci serve. Anche se siamo già brushati. Vediamo, qua dovrebbe esserci anche l'altro. L'altra melmina. O forse no, forse sì, forse no. Oh, ottimissimo! Una super nebbia ho visto. Non mi piace. Oggetto, 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 oggetto. E quello, probabilmente. Medaglione solare, ottimo. Anche se non abbiamo ancora trovato l'altare del sole, se sempre che ci sia. Ok, guardiamo questo ascensore, magari potrebbe essere uno shortcut, visto la sua posizione. E boh, va giù fino al profondo. Dai, però. Ragazzi, forse siamo praticamente di fianco al falò. Sì, ragazzi, al falò della danzatrice. Ottimo, ottimo. Facciamo attenzione a non farci ammazzare come dei pivelli. Tanto questo qua baffa, cioè non baffato, non fa un Kaiser, anche se è sempre arrabbiato. Backstab. Anche se effettivamente ero di fianco, però vabbè, meglio così. E ci lascia. Ottimo, ottimo, ragazzi. Overpowered. Ok, sì, ragazzi. È proprio la via per il falò della danzatrice. Quindi, direi di andare dietro la nebbia, ragazzi. Vediamo cosa c'è. Vediamo cosa c'è, perché sono curioso, vediamo se sarà un boss o meno, anche se presumo, ragazzi, di sì, perché se c'è uno shortcut proprio davanti mi puzza tanto di boss. Vediamo, vediamo. Stesso ascensore ce la fa. Ok, eccoci qua. Andiamo alla boss fights. Sono un sacco di segni di evocazione. Stai attento, balzo indietro. È il momento di morte. Grazie, grazie, grazie. Armatura dell'ammazzadraghi. Orsail, sei tu? Ma ciao. Ti sei un po' ingrandito come in ogni Soul. Mamma mia, ragazzi. Ma cos'è sta roba? Quanto è figo. Vabbè, un po' di danno glielo facciamo. Oh, la madonna, ragazzi, ci ha dato
ci ha shottato tra un po'. Madonna mia. Mamma mia ragazzi. Ma poi da dove l'ha spiato fuori sto scudo? Mamma mia ragazzi. Ai, mamma mia sto scudo sempre in mezzo. Sempre in mezzo sto scudo. Parte. Madonna mia, che riflessi del cavolo che ho. La telecamera si è partita. Dobbiamo curarci, dobbiamo curarci, dobbiamo curarci. Oh no! Ma ragazzi, ma mi hanno sparato! Ma dai! Mi hanno sparato i draghi di. Boh, i draghi deperiti! Zio Perez! Riproviamo! Riproviamo! Ani, recuperate, grazie mille! Ciao Ornstein barra solo armatura. Con calma ragazzi, non è comunque difficile. Ok. No, ma non fa preso. Ma zio Perez. Dobbiamo stare più attenti ragazzi. Dobbiamo curarci adesso, ma. Ok, ci ha lasciato un minimo space. Mamma mia. Mamma mia ragazzi, che ansia, che ansia. Più che altro perché può anche shottarci in Italia, cioè. Se ci prende proprio bene bene. Dai. È un quarto di vita, se n'è andato. Lo evita con maestria. Dai che. Meno male abbiamo schivato l'altro attacco. Dai ragazzi, ce l'abbiamo quasi fatta. Lo evita. No. Non due volte. No 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 no. Con calma ragazzi, mancheranno due colpi se no, due colpi se no, due colpi se no. Lo evita così ed è morto. Morto ragazzi. Ciao ciao armatura della mazza draghi. Au revoir. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Anima armatura il trofeo. Ottimissimo ragazzi. Non sono proprio convinto che fosse Ornstein, tanto lodiamo il sole. Non sono proprio convinto che fosse Ornstein, Vediamo un attimo la sua anima. L'armata Mazzadag controllata dalla farfalla pellegrina ha perso il proprio padrone da tempo, ma ricordo ancora quando cacciavano insieme. Ok. Non ho ben capito cosa, però va bene. Che le fiamme ti guidino? Va bene. Ok, falò, il falò, 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 falò. Bel lavoro, grazie. È il momento di ce l'ho fatta. Ok, ragazzi. Ornstein è sbattuto. Sbattuto. No, scusate, non Ornstein. L'armatura della mazza draghi. Perché non sembrerebbe Ornstein. Perché se no lo chiamano direttamente Ornstein. Però ragazzi, non possiamo ancora saperlo, magari ce lo diranno più avanti. Intanto gambale sangue di drago. Oh 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 oh. Presenzia anche lei. L'armatura del sangue di drago. Va benissimo. Quindi andiamo a vedere cosa ci dà l'anima di Ornstein. Spero che ci dia la sua arma perché. Oh, ancora questo Ornstein. L'armatura, non Ornstein. Sei di ritorno. Sì, siamo di ritorno. Bella lì. Ah, arma e scudo. Scudo grande a mazza draghi. Arma ascia pesante della mazza draghi. Permeata dal potere del fulmine. Permette di sfruttare le particolari tecniche utilizzate per uccidere gli arcidraghi. Ragazzi, per forza di Ornstein. Ma boh, non, questo scudo offre eccellente difesa contro il fulmine che la mazza draghi è in grado di controllare. Ok, prendiamo l'ascia. E che dire ragazzi, noi torniamo al castello e direi che possiamo anche salutarci qui e ci vediamo al prossimo episodio. Quindi ragazzi, eccoci qua al castello. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Voi mettete mi piace, commentate, condividete. Io ci vediamo al prossimo video. Dopo ragazzi.